sono qua per presentarvi un progetto che all'interno del nuovo manuale Dolce Natale, edito da Rencalic, nello specifico vediamo la ghirlanda Soldino, che è questa ghirlanda col simpatico topolino, e vedremo come si realizzano i fiori con, utilizzando gli stampi Ticas e il feltro stampato Rencalic. I cartamodelli per realizzare il topolino li trovate sempre all'interno del manuale con le spiegazioni passo a passo. Vedete, nello specifico abbiamo le spiegazioni passo a passo e i cartamodelli reali di tutto il progetto. Ora vediamo come si vanno a realizzare le rose. Per questo progetto utilizzeremo il nuovo feltro stampato Provence, che è questo che vedete in 5 colorazioni. Vi presento anche i nuovi feltri stampati, abbiamo anche la variante del feltro fiocco, che è questo qua su base latte con il fiocco di neve colorato in varie colorazioni, e la novità è il feltro Polaris, che è un feltro molto morbido con un disegno a rilievo glitterato in oro o in argento a seconda della base di colorazione del feltro. Per realizzare il nostro progetto utilizziamo la rosa media, per cui contenuta all'interno dello stampo Ticas Medianas, e utilizzeremo la nostra colla per tessuti. Prendiamo un pezzo di carta per proteggere il nostro piano di lavoro e tagliamo 4 quadrati di feltro stampato, in questo caso utilizziamo un Provence. Vedete? Ne andiamo a tagliare 4 che siano di misura leggermente più grandi rispetto allo stampo della rosa. Mettiamo il panno sul nostro foglio di carta con il disegno appoggiato al foglio e verso di noi avremo il retro del panno. Dopodiché prendiamo la nostra bomboletta di colla spray, la scuotiamo e andiamo a spruzzare il retro del panno con la colla, tenendo la bomboletta a una distanza circa di 20 cm fino a far diventare tutta la superficie bianca, come in questo caso. Prendiamo a questo punto il feltro che andremo ad appoggiare sulla nostra fonte di calore, che in questo caso utilizziamo una piastra o possiamo utilizzare un ferro da stiro che riscaldi molto bene. Vedete che diventa immediatamente, si scioglierà. Diciamo che il tempo in cui si scioglie la colla è dovuto alla temperatura del ferro da stiro della piastra, per cui non vi preoccupate se ci mette qualche secondino di più, la colla comunque si scioglierà fino a far ricomparire perfettamente il feltro sottostante. Vedete, vado ad appoggiarla in maniera che si deve diventare tutto completamente trasparente la colla. Nel frattempo ci prepariamo il nostro stampo della rosa, che lo metteremo su questa parte controllando sempre i punti di registro che vanno a combaciare, e andremo a stampare sulla parte concava della rosa. A questo punto vedete che la colla è perfettamente sciolta, vado a prendere il mio feltro, lo vado a mettere all'interno dello stampo, dopodiché con la controparte premo e tengo premuto bene, schiacciando perfettamente fino a quando la colla non risulti perfettamente fredda. Per cui è importantissimo che io vado con le mani a schiacciare e aspettare il tempo che la colla raffreddi, e abbiamo modellato perfettamente il nostro stampo. Io, per avvantaggiarmi, ne ho già preparati alcuni che vedete che sono già perfettamente modellati e rigidi dalla colla, e vado a tagliarli, come andando a tagliare verso il centro senza arrivare al centro, in questa maniera qua, e vado a tagliare ogni singolo petalo del mio fiore. Per realizzare un fiore all'interno della ghirlanda di Soldino ne dobbiamo andare a preparare 3. Vado, taglio, dopodiché sempre aiutandomi con una forbice vado a praticare dei fori all'interno del pistillo, piego il mio petalo e vado a creare dei fori in questa maniera, anche con gli altri petali che avevo già precedentemente preparato e tagliato.
vado, taglio sempre in questa maniera e lo vado a fare per 3 volte. Dopodiché prendiamo un pistillo Bad Magnolia, che sono questi pistilli che abbiamo in 3 colorazioni, ci sono in oro, in argento e in rosso, e andremo a collocarlo all'interno del foro in questa maniera, creando l'interno del nostro fiore, e andremo a fissare il tutto con un puntino di colla caldo nella parte bassa, in questa maniera. Dopodiché, una volta che il pistillo è formato ed è ben fissato, andrò a chiudere leggermente i petali del mio fiore, sormontandoli leggermente. In alternativa, se io voglio utilizzare questa decorazione su una borsa o su un altro oggetto di uso, possiamo tranquillamente incollare, cioè scusate, invece di incollare, possiamo andare a dare un puntino con ago e filo. Vado a fare la mia sovrapposizione in maniera che i petali risultino sfalsati e vado tutto a bloccare con colla caldo nella parte in basso e ogni singolo petalo, lasciando sempre i petali esterni più aperti rispetto al primo che abbiamo fatto. Vedete il secondo, e per il terzo sarà la stessa cosa. Metto i petali sfalsati in maniera che il fiore prenda più volume, e l'importante è che vado a incollare lasciando i petali, mano a mano che aggiungo petali, sempre più aperti, altrimenti il fiore vi risulterà chiuso e sarà meno bello. E questo è il nostro fiore in feltro stampato, realizzato utilizzando gli stampi Tikas e la nostra colla spray. Vedete che nel frattempo, questo ve lo faccio vedere, è perfettamente raffreddato e mantiene la forma. Io lo cerco di farvelo vedere in questa maniera che riusciate a capire meglio che il fiore è compatto e mantiene, è duro e mantiene la forma grazie all'utilizzo di questa colla. E lui è il progetto finito. Progetto che sempre, vi ricordo, trovate all'interno del nuovo manuale Dolce Natale, edito da Rencalic, che trovate in tutti i punti vendita Rencalic, e per avere l'elenco dei punti vendita potete andare a visitare il nostro sito www.hobbycraft.it oppure seguirci sulla pagina Facebook Rencalic o sul gruppo Rencalic. Grazie, ciao da Alexia Rencalic.